Buongiorno e benvenuti nel quinto, sesto, sesto Vlogmas. E io sono ancora in pigiama. Il Io mio invece pigiamone sono di paille. uscito, sono stato in campagna, sto aiutando la mia mogliettina a pulire casa. Avrei dovuto allenarmi, ho rinunciato agli allenamenti per aiutare la mia mogliettina a pulire casa, quindi non può parlare male di me, assolutamente no. E se ci prova, trova il padrone, qui sono io. Ma di che? Mi tocca pulire casa, mi riallenarmi. Vabbè. Dai, ti alleni dopo. Dopo pranzo, Dai, dopo pranzo ti alleni. la doccia non fatta, Dopo pranzo si allena, io invece dopo pranzo cercherò di dare una pulita alle sedie e al divano perché fanno schifo. Cioè, letteralmente schifo. Poi comunque, cioè, dilazioniamo le pulizie perché praticamente il 25 siamo qui. E ecco perché stiamo facendo tutte queste gran pulizie, perché il 25 praticamente siamo qui a casa nostra tutti quanti, e visto che casa nostra è sempre un gran bordello, ho cominciato in anticipo. Poi comunque domani mi tocca anche cominciare a preparare qualcosa il pomeriggio per il giorno dopo, quindi ho tutto ben organizzato in testa. Non so se riuscirò a fare tutto perché ci devo ficcare anche l'editing dei vlog, quindi non so quello che riuscirò a fare in questi giorni e niente, tutto qua. Lui è stato segregato qui. Come no? E che è qui da qua? Dove sta? Che c'è qui qua? Sai, una volta che si muoveva pure a bocca. Sembra un pagliaccio, non si vede. Aspetta. Basta. Merry Christmas! Ma pasta è brutta. Dai, Dai, dai! le sfonate tutte queste macchinelle. Il pranzo! Sì, ma Rifacciamo un'altra volta tonno, uovo e limone perché non sapevo che fa. è buono per Sì, ma noi l'abbiamo mangiato tipo l'altro me. E io giorno no. e io l'ho bloccato di Io ho mangiato nuovo. un panino. E io l'ho bloccato nuovamente l'altro giorno, quindi. Pasta, di solito facevamo il riso. Il riso, infatti, c'è stato. Ragazzi, a così. Vabbè, mangiamo. Riso, Allora. Partitina a poker, dopo due di scala 40 che ho vinto io e lui ha perso. Adesso si rifà poker perché io sono a schiappetta. pure Come no? E poi ci sono i puffi, Gargamella. Abbiamo mangiato la pizza. Era buona. Era buona. Che ti devo giocare, Kennedy. Qualche picchetta, però era buona. Com'era la pizza? Era buona. Buona. Buonissima. Buona, sì. Poi noi la prendiamo sempre nello stesso posto, quindi Certo, da diciamo Gianni. da Gianni, sì. E Scusate. tanto Non si vede malissimo perché avrete visto i miei non denti? c'è tanta luce. Niente, abbiamo finito di fare la spesa Bene. per Natale. Bene.
Stasera, cioè, appena loro due si mettono a letto perché non si sopportano più, facciamo i tozzetti. I tozzetti sempre sono per buoni. Natale, sempre appena sono pronti, tiro fuori il vinsanto e mi embriago. I tozzetti sono buoni. Una sbornia di vinsanto. Ma se non hai mai mangiato i tozzetti, tozzetti e vinsanto finché non c'ho una sbornia. E io li assaggiro. Alleluia, alleluia. Tutto lei mostraio. Le nocchie sono le nocciole in italiano. Oh, eccoci tutti e quattro. Quattro. O li mangi solo con cioccolato? Sì, perché li voglio fare sia con le gocce di cioccolato come piacciono a me, sia con le nocciole. No. A me fanno crispa. Nocchie. Nocciole e nocchie sono la stessa cosa. Ho detto nocciole / nocchie. Noci. E noci perché piacciono a lui. Il classico tozzetto che a me non piace, a me piace di più con le gocce di cioccolato. Potrebbe anche la mandorla, però non ce l'abbiamo. Vabbè, niente, tutto qua. Quindi le pizze sono finite. A me mi pesa il braccio. Non ce la faccio più. Io bevo la birra. Beviamo la birra, portiamo. Salute vostra. Mandiamo a letto i pupi e facciamo i tozzetti. E dopo vi fanno vedere come si fanno. Sì, poi vi facciamo vedere meglio. Allora fate i tozzetti da soli. Sì. Quando voi dormite, sennò quando voi dormite. Se no ce li fate fare. Se no non ce li fate fare i tozzetti. Questo è il risultato. Sono quattro filoncini. Questi due sono con nocciole e noci, e queste due sono con le gocce di cioccolato, e hanno passato tutto Samuele, quindi diciamo che gli sono venuti pure oggi buoni. Oggi il pasticcere sono state queste mani qua, che come vedete non sono affatto delicate, anzi, sono piene di galli. Sì, però l'ha fatto lui, quindi è stato bravo. Bravo, c'hanno un buonissimo odore, buonissimo. Diciamo, vediamo domani quando li mangiamo. Ora li lasciamo freddare e poi domani, che sono freddi, li tagliamo e li mettiamo dentro una confezione di plastica, tipo una bustina, quelle regalo, le così almeno gelo, si mantengono, regalo, che si mantengono. E la ricetta di questi l'ho presa da Fatto in Casa da Benedetta, che ha fatto i cantucci al cioccolato, praticamente sarebbero questi, e io invece lui li ha voluti fare pure con le nocciole e le noci perché a lui piacciono così. Detto questo, con l'immagine dei dolcetti e le mani artefici dei e le mani artefici delicate, naturalmente, vi diamo la buonanotte, ci vediamo domani con il nuovo vlogmas. Buonanotte.